Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, è sera, sono le 8:20, tra poco devo cenare assieme a mio marito e dopo cena, dato che non faremo nulla, guarderemo un film, magari, ecco. Infatti, come potete notare, ho la tutina proprio perché mi sono messa comoda. Sono appena arrivata adesso a casa e sono stata circa una mezz'oretta fa a fare una cosina. Guardate qui. Non è il trucco, ma il piercing, tra tatuaggio e piercing qua non si capisce più niente. È rosso, ma per il semplice fatto che ho messo su il ghiaccio. È un orecchino in titanio, ho pagato un pochettino di più, per almeno vado sul sicuro. Ho sentito un po' male, ma giusto poco poco poco. Devo dire che il ragazzo è stato bravissimo. E poi dopo cena devo prendere l'occhi e poi insomma disinfettarlo per più volte, ecco, fino a 2 settimane, e lo devo disinfettare 3 volte al giorno, e questo è il risultato finale. E mi piace davvero, davvero tanto. Ho tenuto coperto giusto per tenervelo nascosto, ecco, però questo è il risultato finale. Tra l'altro, anche le lentine colorate, scusatemi per le sopracciglia, però non le ho fatte proprio perché appunto sapevo di dover fare il piercing, e quindi ho evitato, ecco, di utilizzare prodotti in più per fare comunque il piercing, non sarebbe servito a nulla. Ho evitato, ho tenuto comunque la zona pulita, mi sono truccata leggermente un po' gli occhi, ma niente di che. Quindi questo è il risultato finale. E fatemi sapere come sto, come non sto. Lo volevo fare da questa parte perché comunque, avendo i capelli un po' più corti rispetto a questa zona, boh, si vedeva un po' di più, però io ho pensato nella mia mente, visto e considerato che ho il piercing al naso, il piercing al trago, poi qui comunque ho più orecchini rispetto all'altra parte, di conseguenza l'ho voluto fare sul sopracciglio sinistro, così almeno, insomma, ho tagliato la testa al toro. Se l'avete fatto anche voi al sopracciglio, fatemi sapere con un commentino come lo avete curato, eccetera, eccetera, eccetera. Speriamo in bene. Poi vi terrò aggiornate, ecco. Ad ogni modo farò sicuramente il video sui tatuaggi e piercing, però molto più avanti, anche perché il 26 maggio è il mio compleanno e so bene che verso la fine maggio, sì, farò un altro tattoo, quindi insomma, ve ne parlerò magari verso settembre-ottobre meglio. E nulla, detto ciò, direi di partire subito con il video. Questo è il video finalmente dei prodotti top e flop terminati. Sono come sempre tantissimi, per cui parto da 3 prodotti per la cura dei capelli, di cui vi ho già parlato nella review sui prodotti top e flop per quanto riguarda la cura dei capelli. Ve li faccio vedere così in modo random. E sono lo shampoo e balsamo della linea ultradolce di Garnier Madreperle Fiori di Ciliegio. Buonissimi, non mi hanno causato problemi. Intanto li metto in questa busta, sacchettino di Sephora, insomma, che mi danno ogni volta che compro qualcosina lì. E poi l'olio Vital Care, cristalli liquidi per capelli secchi e danneggiati, ed è buonissimo. L'ho preso all'interno del Carrefour, pagato sui 4-5 euro, è molto buono, non appesantisce i capelli. Di solito lo utilizzavo sui capelli umidi, quindi prima della asciugatura col phon, e mi è piaciuto, non appesantisce appunto i capelli, ha un profumo molto delicato e fa comunque la sua funzione. Poi, per quanto riguarda la cura del viso, soliti dischettini di cotone della marca Carrefour, sia questi qui maxi da 40 pezzi, ma anche questi qua da 80 pezzi. Poi devo dire che costano anche poco e sono davvero molto validi, anche questi sono maxi. E poi ho provato anche i dischetti della marca Carrefour, scusate, della marca Acqua e Sapone. Oggi ciao, è il piercing, e devo dire che anche questi sono buoni. Poi ho finito, l'altro ce l'ho di là perché ne manca un po', comunque struccante bifasico Yves Rocher, che come ben sapete lo adoro ed è il mio preferito. Poi ho terminato 3 detergenti viso. Allora, l'ultimo è questo qui, che l'ho finito proprio stamattina, della linea Avon Care di Avon, 3 in 1. Ed è la decima volta che lo ricompro perché è davvero favoloso, lo utilizzo mattina e sera come faccio con tutti gli altri detergenti viso, e devo dire che è molto delicato, per cui ve lo consiglio. Poi, sempre di Avon, ho finito, vabbè, l'ho aperto, questo qui della linea Beyond, Hydra Beyond,
che è ottimo, ha una buona profumazione e poi mi piace perché ha consistenza bella cremosa, va a rimuovere i residui di trucco, per cui ottimo. E poi questo qui, che vi ho fatto vedere anche in un video haul, come tutti gli altri del resto, anche questo qui l'ho aperto ed è un gel ad azione purificante di Sephora, pagato sui 7 euro. Mi è piaciuto, ha una consistenza in gel, lascia comunque la pelle morbida, non la va a tirare, rimuove i residui di trucco, però non so se ricomprarlo o meno, più che altro per il prezzo, però è davvero ottimo e lo consiglio per chi ha una pelle mista, perché comunque ha anche un'azione, diciamo così, rinfrescante sulla pelle e mi è piaciuto, quindi ve lo consiglio anche quello lì. E poi ho terminato il latte detergente della marca Equilibra, con aloe del 20%, poi c'è olio di mandorle dolci, glicerina, mi è piaciuto, strucca molto bene, rimuove i residui di trucco e lascia una pelle molto morbida e ha un buonissimo profumo molto delicato. Poi, altro prodotto di Avon è questo siero AF33, che ho utilizzato mattina e sera prima della crema viso, è già il secondo che compro e mi piace un sacco. Non fa tantissimi miracoli, però insomma, la sua piccola funzione, la sua piccola parte la fa. Poi, sempre di Avon, ho terminato questa crema giorno, la Youth Minerals Solution di Avon. È una crema appunto da utilizzare la mattina, prima del trucco, anche così, senza applicare poi la base, senza truccarsi. L'ho finita. Si presenta così e mi piace davvero un sacco, leggera, si assorbe subito, ottima base per il trucco e ha un profumo molto delicato. Io di queste linee ho preso praticamente tutto, ho preso la crema giorno che ho terminato, la crema notte che mi sta finendo, la crema contorno occhi che mi sta finendo e poi ho preso da poco il detergente viso che era l'unico prodotto che mi mancava, alla fine l'ho preso e poi ho terminato lo struccante acqua micellare di Kiko che, come ho già detto, non mi è piaciuto per niente perché brucia sia il viso ma soprattutto gli occhi. Poi io avendo soprattutto gli occhi molto sensibili è un prodotto che non mi è piaciuto e comunque non va bene, ha l'erogatore fatto così con la pompettina e insomma non mi è piaciuto e poi l'odore mi ha nauseato un po', sinceramente, sa tanto di alcol. Poi ho terminato le solite salviettine struccanti della marca Carrefour, che non ricomprerò più perché ultimamente sto utilizzando l'acqua micellare di Sephora e mi sto trovando benissimo. Infatti la inserirò sicuramente tra i prodotti top del mese di maggio. E poi per il viso ho terminato due burre di cacao. Come ho già detto, avendo l'apparecchio fisso ultimamente le mie labbra sono molto più screpolate di prima e quindi sto utilizzando un sacco di burre di cacao. Infatti appena ho qualche soldino da parte mi prendo un burro di cacao perché le labbra davvero ce le ho molto 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 secche, a volte mi fanno anche male, soprattutto in inverno. Quello che mi è piaciuto di più e quello che rientra tra i miei burri di cacao preferiti è questo qui di Sephora. Si presenta così in questa giarettina. Ha un buonissimo profumo di vaniglia ed è un burro di cacao che ho utilizzato tantissimo, più che altro alla sera, e devo dire che è molto idratante. L'ho utilizzato alla sera perché comunque è in questo package un po' scomodo dove bisogna pucciare il dito e applicarlo poi con le dita sulle labbra, un po' brutto, ecco, e sinceramente andare in giro, magari ecco con le mani sporche, prelevare un po' di burro di cacao e metterlo sulle labbra non è il massimo della vita, infatti l'ho utilizzato più che altro la sera prima di andare a letto. E l'altro invece è questo qui, i Provenzali, burro di cacao all'argan, come vedete l'ho proprio svuotato. E questo qui lo consiglio per chi ha le labbra normali, non screpolate, non secche. Per chi ha le labbra troppo screpolate come le mie, lasciate perdere perché comunque fa la sua funzione i primi 2 secondi, poi basta, le labbra tornano più secche di prima, per cui niente. Quello che vi consiglio di più è questo qui di Sephora, poi vabbè, ce ne sono anche altri con i quali mi sono trovata benissimo, come ad esempio quelle quattro burri di Erbolario, quello all'argan di Erbolario. Ne ho parecchi, ecco. Comunque, questi qui ve li ho fatti vedere. Adesso passiamo ai prodotti corpo. Allora, ho terminato due scrub. Ecco, uno straconsigliato, l'altro un po' meno. Quello che vi straconsiglio, come vedete, io sono brava e apro tutto. Vi consiglio assolutamente lo scrub di Rocher. Questo qui è alla
i noccioli di albicocca, olio essenziale di saro e agave. Comunque ha un'azione più che altro idratante. Inoltre ha anche un'azione purificante, efficace, ha un buonissimo profumo, molto delicato, per cui ottimo. L'altro invece, che è un po' anche più economico, è questo qui, I Love, che ho acquistato da Douglas Douglas, come dir si voglia, ed è appunto alla vaniglia, vedete, vaniglia ice cream, si presenta così. E mi è piaciuto da un lato, più che altro per la profumazione, dall'altra i microgranuli non sono pesanti, per cui non è che scrubba benissimo, però ecco, se volete un'esfoliazione leggera, è un prodotto che vi consiglio. Poi ho terminato il bagno schiuma di Sephora al cioccolato. Finalmente, dico finalmente non perché è un prodotto che fa schifo, anzi è molto buono, il cioccolato poi si sente tanto, più che altro perché il profumo è molto dolce, per cui ve lo consiglio più che altro per l'inverno, per la bella stagione. Ho già comprato tutta la linea al mango di Sephora che sicuramente utilizzerò più avanti. Poi ho terminato la Skin So Soft crema corpo più Argan di Avon, di cui ho preso praticamente tutta la linea, e questa crema corpo è molto buona, idrata, lascia una pelle morbidissima e ha un buonissimo profumo molto leggero. Poi ho finito Elle di Yves Saint Laurent. Ecco, questa è una profumazione che io adoro tantissimo durante il periodo primavera-estate. Questo è il latte corpo, che è molto buono, fa da profumo e comunque la profumazione, ecco, tombola. Praticamente dura tutto il giorno, e poi questo qui, il profumino da 50 ml, che è ottimo. Comunque la review sui profumi primavera-estate vi lascio giù il link, così se vi va magari andate a dare un'occhiata. E mi è piaciuto, è stato un regalo fatto da mia mamma, come ho già detto, e l'ha preso in una profumeria privata in un kit appunto con latte corpo e profumo assieme, però non so il prezzo sinceramente. Comunque, e altro profumo che vi consiglio, che ho inserito sempre nella review sui profumi primavera-estate 2013, è questo qui, Pure 02. È un profumo davvero molto buono, un eau de toilette da 50 ml, però per essere un eau de toilette comunque dura davvero tutto il giorno. Poi di Avon, questo qui non so se l'ho detto, ma è di Avon, pur O202, comunque questo qui. E sempre di Avon ho finito l'acqua corpo della linea Naturals al latte e miele. Ecco qui, l'ho utilizzato per tutto l'inverno e mi è piaciuto davvero tanto. Più che miele, sa tanto di cocco, bello fresco, mi piace. Fresco ma allo stesso tempo forte, per cui proprio per questo motivo l'ho utilizzato in inverno. L'unica cosa è che non dura tutto il giorno perché comunque è un'acqua corpo. Ultimo profumo che ho finito e che mi sono portata per tutto l'inverno è Lola di Marc Jacobs, fatto così, molto carino anche da mettere in bagno perché esteticamente parlando è favoloso secondo me. È un 100 ml de parfum, questo qui mi è stato regalato da mia mamma, però ne ho un altro uguale identico, e quello invece mi è stato regalato da mia zia per Natale. È molto dolce, sa tanto di rosa, e quindi se avete la possibilità, ecco, magari durante una ricorrenza per il vostro compleanno, magari ecco, fatevelo regalare perché è davvero un ottimo acquisto. Poi per le mani ho terminato due saponi liquidi. Questo qui è di Yves Rocher, fa parte della linea di Natale alla rosa e mi è piaciuto davvero tanto, anche perché il profumo rimane molto sulle mani. E questo qui invece è di Sephora al mango. Come ho detto all'inizio, ho preso tutta la linea al mango, e questo qui è un detergente mani favoloso e il mango si sente tantissimo, ha una profumazione bella fresca. Poi per le unghie ho terminato il solvente che io di solito acquisto al Carrefour o comunque nei supermercati, costa poco ed è validissimo. E poi la crema mani della Sienne, che ho preso a Lidl al burro di karité e mandorle, è favoloso come prodotto, assolutamente ve lo consiglio, lascia le mani belle morbide, profumate, idratate. E poi ho finito questo kit di Pupa, il numero 996. E praticamente bisogna applicare prima questo smalto che ha i glitterini ed è un color rame praticamente, anche da solo comunque fa la sua bella figura. Scusatemi come sempre per le unghie, devo rimettere lo smalto, tanto per cambiare. Anche da solo comunque è molto carino, lo si lascia asciugare e poi si applica lo smalto rosso, che io non ho perché l'ho finito, l'ho anche buttato da scema, però
Devo dire che questo kit mi è piaciuto tanto, come gli altri. Come ben sapete, io adoro tantissimo i kit effetto cracking di Pupa. Questo qui è il risultato finale e assolutamente ve li consiglio. Questo qui l'ho preso in una profumeria privata, pagato 11,50 euro, più o meno 11 euro e qualcosa. Mentre per i piedi vi consiglio la, come sempre tagliato, crema Footworks di Avon con olio di jojoba. È la prima volta che promuovo una crema per i piedi, ecco, di Avon, perché di solito con la linea Footworks mi sono sempre trovata male, però con questo mi sono trovata benissimo. È una crema da utilizzare la sera perché ha un'azione rigenerante, però l'ho utilizzata sia di sera ma anche di giorno, ecco, prima di uscire dopo la doccia. E poi l'altra cremina, anche questa l'ho tagliata, è di Yves Rocher ed è alla lavanda. È un prodotto che io consiglio assolutamente durante il periodo estivo perché ha un'azione molto fresca sui piedi e poi sa tanto di lavanda e fa da profumo, ecco, per cui assolutamente è un prodotto che vi consiglio. Dopodiché mi sembra basta, vi faccio vedere i prodotti di make up. Allora, ho terminato la BB cream di Garnier ormai da un bel po' di tempo, quasi un anno più o meno, sì. Mi sono trovata bene, ho fatto anche una review più applicazione riguardo questo prodotto, vi lascio il link qua sotto, comunque molto buono, sicuramente lo ricomprerò, ottimo per l'estate e ottimo per chi ha una pelle mista. Questo qui è nella tonalità medium e mi è piaciuto davvero davvero tanto. Non copre tantissimissimissimissimo, però voglio dire, fa la sua funzione e non mi ha mai causato particolari problemi, ecco, brufoli, brufoletti vari. Inoltre ho anche finito questa bustina dove all'interno c'erano le spugnettine lattice con cui io applicavo il fondotinta. Poi ho terminato le solite matitine long lasting di Essence. Queste qui eyeliner fatti così a penna. Questo è sul marroncino numero 02, la numero 01 nera e questa è la numero 08 viola. E sono favolose anche all'interno dell'occhio, comunque durano. Poi ho finito il mascara nero di Max Factor. Questo qui è il False Lash Effect Fusion. E questo qui è lo scovolino. È un mascara allungante volumizzante, direi più allungante perché non volumizza tantissimo. Lascia un bel nero, non forma grumi, assolutamente ve lo consiglio. E ho terminato anche il Pupa Vamp di Pupa nella tonalità 400, che è il viola. Questo è lo scovolino e devo dire che lascia un bel viola sulle ciglia, volumizza ma non tantissimissimo, l'unico difetto è che forma grumi nel giro di un mese e mezzo. Alcune ragazze mi hanno consigliato di mettere dentro il collirio, io ho provato, però ad ogni modo mi dura quanto, forse un mesetto in più, ma neanche, dopo lo devo buttare perché inizia a seccarsi, inizia a rovinarsi, per cui lo devo poi buttare. E poi ho terminato il Progel di Kiko, che è un trattamento da fare per, se non sbaglio, 20 giorni, un mese, due volte al giorno, mattina e sera, lo si può utilizzare anche come base per i mascara e va a volumizzare le ciglia perché deve essere applicato dal bulbo delle ciglia per tutta la lunghezza fino alle punte e in questo modo, insomma, fa crescere le ciglia. Io inizialmente ero scettica, poi siccome è un prodotto che io ormai acquisto da 5-6 anni, da quando conosco Kiko, lo compro soprattutto quando è in offerta. Devo dire che è molto buono, assolutamente ve lo consiglio. Ecco, casomai provatelo quando è in offerta perché a prezzo pieno non conviene, però devo dire che tutto sommato è davvero molto buono. Io ho provato anche il 30 Days Extension, mi sono trovata malissimo perché comunque non ho visto miglioramenti. Quello trasparente e il mascara, quello normale, quello nero. Invece vi consiglio questo qui, il Progella, perché è favoloso. E poi ho terminato la cipria di Essence, andatevi anche la scritta, numero 07 Translucent, che è questa qui. Molto buona, pagata poco, opacizza, non va ad alterare il colore del fondotinta, mi sono trovata benissimo. Riguardo i campioncini, allora, ho finito, un attimo, perché qua ho tutti gli astuccetti, vabbè, con dentro i campioncini. I tre campioncini di Sephora Bagno Schiuma al Mango, di cui ho preso anche quello in full size e non solo quello. Poi ho terminato, un attimo, allora,
Campioncini a go-go, scusate, la base per il fondotinta. Io tra l'altro ho anche quello in full size, pagato 14 o 15 euro. Comunque è una base lisciante viso ed è favolosa, molto buona, assolutamente ve la consiglio. Poi ho terminato la crema mani alla violetta di Erbolario. Profumazione molto buona, sicuramente prenderò il profumo. Poi bagno e crema, il profumo di Magnolia. Non mi è piaciuta la profumazione, quindi non prenderò nulla. Poi shampoo antiforfora alla propoli, di cui ho preso anche quello in full size e ve l'ho mostrato nel video top e flop cura dei capelli. Poi gommage al bois de Panama di Erbolario, molto buono, ho preso anche quello in full size, mi sto trovando benissimo. Maschera viso all'argilla e propoli per peli miste, ottimo. Dunque la maschera va applicata una volta a settimana, il gommage una volta a settimana, ma anche di più. Non lo utilizzate come detergente viso perché non serve, è uno scrub tutto sommato molto leggero, per cui lo consiglio per chi ha una pelle normale e per chi ha come me una pelle molto sensibile. E ecco, questo gommage lo faccio anche 3 volte a settimana, se tutto va bene. Poi questo qui della linea New, il siero viso, non mi è piaciuto perché mi ha creato irritazioni al viso. Questo qui della linea Dermafull, ecco, questo qui, infatti lo volevo prendere una volta, però meno male che non l'ho preso. Ho finito 2 campioncini, l'altro l'ho lasciato in bagno, del siero Enyu, questo qui nuovo, quello correttivo, e mi sono trovata bene, tant'è che l'ho comprato e più avanti vi farò vedere degli acquistini che ho fatto in quest'ultimo periodo, compresi gli acquisti Avon. E poi ho terminato l'Aqua Search Biotherm, favolosa, questa qui è una crema giorno e mi sono trovata benissimo, davvero molto molto carina, l'ho trovata assieme a questo kit che mi hanno dato in una profumeria. E poi ho utilizzato la crema, questa qui per il giorno e poi questa qui invece per la notte. Molto buona, sono entrambe 2 creme molto leggere, si assorbono subito. Buone. E poi basta, mi sembra. Vi ho già fatto vedere tutto, che brava. Sì, basta. Quindi questi sono, diciamo, i prodotti che ho terminato. Vi rifaccio vedere giusto per curiosità, il piercing che non mi sta facendo male, devo essere sincera, neanche toccarlo forse, però va bene così. Vi terrò aggiornate, vi farò sicuramente sapere. E nulla, io vi saluto, vi mando un grosso beso e ci vediamo sicuramente al prossimo video. Se avete provato questi prodotti, commentino qua sotto così mi date un po' le vostre impressioni, mi dite un po' che cosa ne pensate. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!